È una tenda, è la prima che viene montata in Italia, ne seguiranno altre in tutte le altre regioni ed ha una finalità ben precisa, quella di decongestionare i pronto soccorso. Come voi sapete, in questo momento i servizi sanitari sono sotto pressione per l'alta incidenza di casi che abbiamo di Covid e quindi avere una struttura che permette di poter alleggerire un attimo la pressione nell'interno del pronto soccorso diventa estremamente utile. Noi registriamo, continuiamo a registrare tra i 150 e 200 accessi al giorno di pazienti. Ci sono momenti in cui arrivano sì, 6, 7, 8 ambulanze di seguito, quindi il tempo di assistere un attimo, sistemare i pazienti. È chiaro che questa struttura alleggerisce da questo punto di vista l'intera complessità che in questo momento stanno vivendo come il nostro pronto soccorso, tutti gli altri pronto soccorso. Abbiamo da altre 5 tende simili a queste da montare. Sono in corso stamattina i sopralluoghi al Cotugno, all'ospedale di Pozzuoli, all'ospedale di Castellammare e all'ospedale Moscati di Avellino. Quindi c'è una pluralità di pronti soccorsi che chiedono questi spazi aggiuntivi per svolgere al meglio la loro funzionalità. Noi ospiteremo nella tenda in via, diciamo, in tempi veloci tutti i casi cosiddetti sospetti di Covid a basso profilo, diciamo, di intensità di cura, quindi un basso livello assistenziale, in modo tale che nel giro di 24 ore si sa l'esito dei tamponi e sulla base dell'esito, quindi del tampone, si può decidere il relativo percorso assistenziale. Non dobbiamo fare confusione tra i posti letto e quella che è la funzionalità di questa struttura, che serve solo a dare nuovo spazio al pronto soccorso che è affollato. C'è una richiesta di accedere al pronto soccorso e ha bisogno di spazio. La prima regola del Covid è il distanziamento, avere nuovi spazi consente quantomeno di distanziare i letti. Posti letto serviranno se continuano, come dire, un trend di crescita come quello che registriamo, e questa è la paura di tutta l'Europa, di tutto il mondo e anche della Campania. Noi stiamo facendo una grossa attività per convertire nuovi posti letto e trovare e trovarci preparati, perché su questo si lavora in prevenzione, in previsione, non certo affrontando l'emergenza. E questo è il motivo per il quale stiamo cercando posti letto a tutto spiano. La Campania esce da un periodo di commissariamento. Rispetto alle altre regioni, in modo particolare le regioni del nord, registriamo una carenza di 16.000 unità di personale ed è chiaro che questo si risente sui servizi dell'assistenziale.